Mi dispiace. La polemica contro il PC andava fatta nella prima metà del decennio passato. Siete in ritardo, cari. Non ha nessuna importanza se allora non eravate ancora nati. Peggio per voi. Adesso i giornalisti di tutto il mondo, compresi quelli delle televisioni, vi leccano, come ancora si dice nel linguaggio goliardico, il culo. Io no, cari. Avete facce di figli di papà. Vi odio come odio i vostri papà. Buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo. Siete pavidi, incerti, disperati. Benissimo. Ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati. Prerogative piccolo borghesi, cari. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti, perché i poliziotti sono figli di poveri. Vengono da subutopie, contadine o urbane che siano. Quanto a me, conosco assai bene il loro modo di essere stati bambini e ragazzi. Le preziose 1000 lire. Il padre è rimasto ragazzo anche lui, a causa della miseria, che non dà autorità. La madre incallita come un facchino, o tenera, per qualche malattia, come un uccellino. I tanti fratelli, la casupola, tra gli orti con la salvia rossa, in terreni altrui, lottizzati. I bassi, sulle cloache, o gli appartamenti nei grandi caseggiati popolari, eccetera, eccetera. E poi guardateli come li vestono, come pagliacci, con quella stoffa ruvida, che puzza di rancio, furerie e popolo. Peggio di tutto, naturalmente, è lo stato psicologico cui sono ridotti per una 40.000 lire al mese. Senza più sorriso, senza più amicizia col mondo, separati, esclusi, un tipo di esclusione che non è uguale, umiliati dalla perdita della qualità di uomini, per quella di poliziotti. L'essere odiati fa odiare. Hanno 20 anni, la vostra età, cari e cari. Siamo ovviamente d'accordo contro l'istituzione della polizia, ma prendetevela contro la magistratura e vedrete. I ragazzi poliziotti, che voi per sacro teppismo, diletta tradizione risorgimentale, i figli di papà avete bastonato, appartengono all'altra classe sociale.